Sono Martin. Ero in ansia per la tua telefonata. Mi sembrava che non arrivasse mai. Non sono riuscito a chiamarti prima. Ho evitato per un pelo la galera. E adesso dove sei? Sono andato direttamente all'archivio centrale, dove lavorava Barbara. Mi è sembrata la cosa migliore da fare. Ottima idea. La sua morte è scioccante. È terribile, ma non dobbiamo fermarci. Non sono riuscito a trovare nell'appartamento le cose che avrebbe dovuto darmi. Ora, come farò a ottenere il permesso per entrare nella miniera? Non posso certo arrivare lì e entrare a passo di danza. No, temo di no. Mi dicono che il sito è sorvegliato dall'esercito. Hanno trovato qualche vecchia mina del tempo di guerra. Il permesso ora è assolutamente necessario. Purtroppo io non posso aiutarti da qui. Avrai sicuramente bisogno di un rapporto sulla scoperta. Con quello dovrai andare all'Istituto per la tutela dei monumenti storici e ottenere un nuovo permesso per accedere al sito. Sì, ma non sarà facile. Non ho i dati per un rapporto del genere. Entra nell'ufficio di Barbara. Potresti trovarci quello che ti serve. Chissà, potresti anche trovare il permesso che avrebbe dovuto farti. Per il resto dovrai cavartela da solo, Martin. Buona fortuna. Grazie. Ti chiamerò quando avrò scoperto qualcosa di nuovo. Mi scusi, signore. Dove crede di andare? Ha una tessera da visitatore? No, temo di no. Beh, lei è un visitatore annunciato? No, voglio dire... In questo caso non posso farla entrare. L'accesso è riservato ai dipendenti. Senza eccezioni. Capisco. Le dispiacerebbe fare un passo indietro? Ma non è come crede. Sono venuto a trovare una mia amica, abbiamo un appuntamento. Io non ho visite in elenco per oggi. E qui le cose funzionano così. Tutte le visite devono essere preannunciate. Comunque, chi è la persona che è venuto a trovare? Barbara Kanska, dovrei vederla direttamente nel suo ufficio. Mi ha anche dato il suo tesserino nel caso fossi arrivato prima di lei. Vediamo questo tesserino allora. È a posto, ma non posso comunque lasciarla passare. Ho una brutta sensazione. Ma allora cosa vuole che faccia? Beh, gliel'ho detto. Ogni visita deve essere preannunciata. Prenda un appuntamento ufficiale. Queste sono le regole. Può aspettarla qui. E se è tutto, vorrei tornare al mio rompicapo. Va bene. Buongiorno, buongiorno. Forse non ci sente. Buongiorno, mi senti? Cosa? Lasciami stare, giovanotto. Posso chiederti una cosa? Ti ho detto di farti gli affari tuoi. E in ogni caso non ti sento. È una perdita di tempo, è sordo come una campana. Chiuso. Forse sono in pausa pranzo. Tornerò più tardi. Vorrei evitare di finire così. Dorme come un sasso. Non mi parlerà. Maledizione! Ma cos'è stato? Ah-ha! Non sai che è pericoloso? Tirare quei cosi alla gente, voglio dire. No, in effetti. Stai bene, vero? Sì, ma... Bene. Chi ti ha dato quei petardi? Mio papà! Ah, per favore! Beh, è vero, è stato mio fratello. In effetti non sa neanche che li ho presi in prestito. Senti, perché non me li dai? No, perché dovrei? Va bene, cosa ne dici se ti do qualcosa in cambio? In cambio? Per esempio? Non saprei... Delle cicche? Non mi interessano. Devi trovare qualcosa di meglio. Mi verrà in mente qualcosa, ma tu smetti di lanciare quei petardi, va bene? Va bene. Aspetterò qui per un po'.
preoccuparti, sto solo guardando. Non lancerò più niente. Bene, mi darai quei petardi allora? Mi hai procurato qualcosa di carino? No, non ho ancora trovato nulla. E allora mi terrò i miei petardi. Ti interesserebbe una sfera di marmo colorata? Sì, sì, è molto bella. È abbastanza grande e c'è una piccola stella nel mezzo. Va bene, affare fatto. I petardi comunque stavano iniziando a stancarmi. Qui non viene mai nessuno. Li butto giù dentro un secchio e tu ci metti la sfera di marmo, va bene? D'accordo. Wow, è proprio bella, grazie. Ma adesso devo andare. Voglio farla vedere a mio fratello. Va bene, ci vediamo. Ciao. Buongiorno, vorrei dei fiammiferi. Ecco a lei, basta così? Sì, grazie. Sono due corone. Cosa vuoi? Lasciami stare. Ah, buona giornata anche a te. Ah, un simpaticone. In realtà era ottima finché non mi ha svegliato quel botto. Cosa diavolo era, tra l'altro? Solo un petardo. Ancora quei dannati marmocchi, eh? Bisognerebbe dare loro una bella ripassata. Non serve proprio una sigaretta, non ne hai una? No, non fumo. Non abbiamo molto di cui parlare. Ma là c'è un tabaccaio, perché non me ne compri un pacchetto, eh? E cosa avrò in cambio? Probabilmente niente. Ma il mio umore migliorerebbe parecchio. Amico, devo proprio accendermene una, non fare lo spilorcio. Beh, non lo so. Ah, un'altra giornata schifosa. Lasciami perdere. Vorrei un pacchetto di sigarette, per favore. Quale marca? Non importa, basta che costino meno di 50 corone. Va bene. Ecco qui, 45 corone. Ecco, ho portato le sigarette. Fantastico. Grazie, mi hai salvato. È anche una buona marca. Sei un esperto. Ti devo un favore. Se hai bisogno di qualcosa, chiedimi. Magari un'altra volta. Va bene. Mi trovi qui. Questo dovrebbe garantirmi un po' d'attenzione. Oh, va bene. Volate pure via. Maledetti uccelli. Uno si prende la briga di nutrirli. Ciao, come stai? Abbastanza bene, direi. Ora posso parlarti? Certo. Ma perché urli in quel modo? Cosa? Riesci a sentirmi? Voglio dire, mi senti bene? Beh, ho messo l'apparecchio acustico. Ora ci sento come quando ero giovane. Cosa vuoi, comunque? Vieni spesso qui? Sì, abbastanza spesso. In effetti vengo tutti i giorni quando il tempo è bello. In ogni caso non ho niente da fare. Ma non ricordo di averti visto prima da queste parti. Sì, devo solo controllare una cosa negli archivi. Allora ti sei rivolto alla persona giusta. Posso darti un consiglio? Ho lavorato là dentro per 30 anni come portiere e mio nipote ha preso il mio posto quando sono andato in pensione. In effetti, potresti essermi d'aiuto. Va bene. Qual è il problema? Tu sai come fare per entrare nell'edificio. Certo che lo so.
Non è che facciano entrare chiunque. In effetti anch'io ho qualche problema in questo senso. Beh, credo che potrei farti entrare, ma non ti aiuterò senza avere nulla in cambio. Quanto vuoi? Oh cielo, ma chi ha parlato di soldi? Non voglio denaro. Questa sera devo giocare a carte con un paio di amici. Ma non ho voglia di andare a fare la spesa. Le mie gambe non sono più quelle di una volta. Procurami una bottiglia di vino rosso. Ma che sia roba buona, eh? Un vino di marca. Prenderò qualcosa e tornerò a trovarti. Benissimo. Vedo che vende anche il vino in cartone. Non ne ha anche in bottiglia? No, mi spiace. C'è solo quello che vede. Va bene, allora compro questo. Fa 28 corone. Grazie. Ho notato quelle bottiglie di vino sul davanzale. Se solo fossero piene. Me ne servirebbe una. Cosa? Vuoi una bottiglia vuota da un mendicante? Amico, ho capito subito che eri uno spasso. Prendi quello che vuoi, ti devo un favore per quelle sigarette. Verserò il vino nella bottiglia con grande attenzione. Ho versato il vino dal cartone nella bottiglia. Sembra appena acquistato. Ho il vino che avevo promesso di portare. Un'ottima marca, come hai chiesto. Oh, bene. È un buon vino. Non ho badato a spese. Va bene, affare fatto. Immagino sia il mio turno di restituire il favore. Ecco, prendi questo. È il mio vecchio tesserino da dipendente. Mostralo a mio nipote all'ingresso. Lui capirà. Tutto qui? Sì. Va bene. Grazie. Maledizione, vuole lasciarmi in pace? Si calmi. Mi hanno detto di darle questo e che lei avrebbe saputo cosa significa. Vediamo. Ma allora è tutta un'altra storia. Molto bene, ascolti. Vada dove vuole, ma se causerà dei problemi io dirò di non averla mai vista in vita mia. È chiaro? Perfettamente. L'ufficio della signora Kanska è al piano interrato, porta numero 24. E spero che non passerà tutta la giornata là dentro. Un distributore automatico di bibite. Al momento non ho sete. Non contiene nulla, le tasche sono vuote. Schedari per l'archiviazione di documenti. Ci vorrebbe una vita per trovare qualcosa qui dentro. Ha bisogno di un po' d'acqua. Una piccola chiave. Era nascosta sotto il vaso. Una normale stampante da ufficio.
Documenti relativi agli anni 1983, 1984 e 1985. Nulla che mi interessi al momento. Mi ricorda qualcosa? È un normale temperamatite. Un blocco note. Le pagine sono bianche. Sulla carta sembrano esserci delle tracce di segni di penna a sfera. Ora il testo è abbastanza leggibile. Dei numeri. Il cassetto è chiuso a chiave. Inserimento codice. Controllerò la posta elettronica di Barbara. Questo sembra interessante. L'Istituto per la tutela dei monumenti storici, da Peter Needle. Probabilmente è la persona che ha mandato il modulo del rapporto a Barbara. Ne stamperò una copia. Pneumatica. Cercherà e consegnerà qualsiasi documento dell'archivio in base a un codice preassegnato. Non conosco il codice necessario. Il sistema ha impiegato diversi minuti a consegnare il documento. Non sapevo cosa avesse inserito Barbara nell'archivio. La cosa rese ancora più lunga la mia attesa. Sembrò durare in eterno. Forse è quello che stava cercando l'assassino di Barbara. La documentazione originale del progetto Nibiru del 1943. Nome in codice Nibiru. Creato il 15 marzo 1936. Sezione. Applicazione di nuove tecnologie. Sistemi bellici. Luogo. Konstein, Nordhausen. Ufficiale incaricato della ricerca G. Maelstrom. Ufficiale in seconda incaricato della ricerca D. Raumhart. Personale scientifico. 7 uomini. Personale militare. 12 uomini. Obiettivo del progetto: indagare sulla possibilità di un contatto di entità extraterrestri con le antiche civiltà Maya e Sumera. Analisi di nuovi metalli e altri materiali trovati in siti archeologici in Messico e il loro utilizzo per nuove tecnologie belliche. Il professore aveva ragione. I tedeschi erano più vicini di quanto chiunque potesse immaginare.
Finalmente, la pausa pranzo è finita e l'ufficio è aperto. Buongiorno. Buongiorno, signore. Come posso aiutarla? Mi chiamo Martin Holland e lavoro per l'Organizzazione Archeologica Internazionale. Ho bisogno della convalida di un permesso per accedere al sito di una scoperta storica. Che tipo di scoperta e dove si trova? Boemia Occidentale. È tutto ciò che posso dirle. Una faccenda segreta. Cos'è tutta questa storia? Beh, dovrà compilare questi due moduli e io inoltrerò la pratica. Ma vede, io ho bisogno subito della convalida, non posso aspettare fino a domani. Non c'è qualcosa che potrei fare per accelerare le cose? Temo di no. Le richieste sono numerose e noi siamo tenuti a non fare eccezioni. Quindi quando verrebbe elaborata la mia richiesta? Non prima di domani, ma più probabilmente dopodomani. Non posso assolutamente aspettare tutto questo tempo. Capisco, ma non c'è niente da fare. Allora, vuole i moduli? No, grazie. Tornerò più tardi. Come preferisce. Diversi ritagli di giornali e riviste. Non riesco a leggerli da qui. Posso avere il suo biglietto da visita? Oh, certo. Ne prenda uno. Grazie. Non mi serve niente da lui. Cosa posso fare per lei, signore? Abbiamo parlato della convalida di un permesso per la Boemia Occidentale. Oh, sì, mi ricordo. È venuto a compilare i moduli, giusto? Beh, ho davvero bisogno di sbrigare in fretta questa faccenda e non posso aspettare fino a domani. Non è possibile entrare nell'ufficio lì di fronte e farsi fare il timbro necessario. Come le ho già detto, dovrà seguire le regole. E poi il presidente oggi è occupato. E noi non facciamo eccezioni, signore. Niente eccezioni, ho capito. Ora devo tornare al lavoro, le serve altro? No, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mi servirebbero delle informazioni. Conosce per caso una giovane donna che lavora in questo palazzo? Sui 25, magra, bionda? E probabilmente so di chi stai parlando. Cosa vuoi sapere di lei? Con quale auto viene a lavorare? Beh, visto che mi hai regalato quelle sigarette, perché non dirlo? Ha una monovolume color argento. Parcheggia sempre dietro l'angolo. E il numero di targa? Stai scherzando, vero? Ti sembro un investigatore privato? Cosa ne so di numeri di targa? Una monovolume color argento. Mi basta, grazie. E cerca di non farti prendere a calci nel di dietro. Probabilmente quell'auto gliel'ha regalata quell'imbecille che ogni tanto l'aspetta qui. Beh, non voglio invitarla a uscire, ma terrò comunque gli occhi aperti. Grazie. È improbabile che potesse permettersela con il suo stipendio. È targata 1A71537. Buongiorno, Istituto per la tutela dei monumenti storici. Cosa posso fare per lei? Buongiorno, signora. Qui è l'ufficio rifornimenti idrici e fognature di Praga. Abbiamo un piccolo problema e forse lei ci può aiutare. Beh, questa è la segreteria del presidente. Qual è il problema? Dobbiamo entrare nelle fognature accanto al vostro edificio, ma c'è un veicolo parcheggiato lì. Mi hanno detto di chiamare voi. Non sa per caso a chi appartiene? È una piccola monovolume. Una di colore argento? Potrebbe essere la mia. Qual è il numero di targa? 1A71537. Accidenti, è la mia! Che fortunata coincidenza!
Spero che l'auto non abbia subito danni, ce l'ho solo da 2 mesi. Non si preoccupi, signora, non è successo niente. Ma potrebbe scendere a spostarla? Non posso lasciare il mio ufficio ora. È assolutamente necessario. Sì, abbiamo un lavoro da fare e far rimuovere un veicolo potrebbe essere una perdita di tempo. Rimuovere? Va bene, aspetti. Sarò lì tra un minuto. Va bene, aspetteremo un po', ma non ci metta troppo. No, arrivo subito. Grazie per aver chiamato prima di fare qualcosa. Di nulla, arrivederci. Buongiorno. Mi scusi, ma chi l'ha fatta entrare? Non ho tempo per un appuntamento personale oggi, signor... Nolan, Martin Nolan. Mi dispiace disturbarla, ma la porta era aperta e così sono entrato. Come mai la segretaria l'ha fatta entrare? Ho detto chiaramente che non volevo essere disturbato. Beh, non c'era nessuno in ufficio. Davvero? È decisamente strano. Ma me ne occuperò più tardi. Ora mi dica perché è qui. Perché è venuta da me? Faccio parte dell'Organizzazione Archeologica Internazionale e mi serve un permesso per accedere a un sito nella Boemia Occidentale, dove è stata scoperta una miniera tedesca della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ho qui con me il rapporto sulla scoperta. Ah, sì, ne ho già sentito parlare. Mi dica qualcosa di più. Ah, temo di doverla deludere. Anch'io so solo ciò che compare nel rapporto. Vede, studio la guerra da parecchio tempo, mi interessa quel periodo in particolare, e Peter voleva che andassi a dare un'occhiata. Dovrei scoprire di più sul posto. Peter Needle? Sì, lo conosce? Eravamo compagni di scuola, ricordo qualche bella sbronza insieme. Perché non ha richiesto formalmente la convalida? È che sto andando a trovare mio zio in Francia. La chiamata di Peter è arrivata all'improvviso e ho promesso di controllare il sito prima di partire. Ah, capisco. Il problema è che non so se quel permesso le servirà a qualcosa. In che senso? Ho ricevuto una telefonata ieri. Temono che i cunicoli possano essere minati. Abbiamo chiesto una squadra di artificieri per passare al setaccio la zona. Lei sa che disastro possono combinare dei profani prima ancora che noi possiamo arrivare al sito. Ha ragione. In ogni caso le convaliderò il permesso. Un'unica condizione. Vorrei essere informato direttamente quando avrà finito laggiù. Ah, e mi saluti Peter. Non mancherò, grazie. Ho affittato un'auto e sono partito direttamente per il posto in cui è stata scoperta la miniera. Per strada mi passavano per la testa un sacco di pensieri. Presto è comparso all'orizzonte il profilo della foresta.